I nostri studi, come potete vedere, sono stati, diciamo così, letteralmente occupati oggi da esponenti della famiglia Cavallotti, sono alcuni di una famiglia numerosissima. Vi ricorderete come questo caso che abbiamo per prime dalla nostra emittente tirato fuori... Eh, in un certo senso è quasi l'inizio e la chiave di volta di tutto quello che succede nell'ufficio misure di prevenzione. Ricorderete come, anche come di questo caso si sono occupate le Iene e che questo servizio in un emittente nazionale ha fatto davvero scoppiare il caso. E, in quella occasione l'amministratore giudiziario, Modica de Moac, ha fatto una figura, se proprio la dobbiamo dire, papale-papale di merda. Va bene, R diciamo la vicenda, mh, mi pare che inizia con un sequestro intorno al 2001. Ed inizia sulla base di un pizzino ritrovato tra le carte di Bernardo Provenzano, in cui c'era scritto Cavallotti. In cui c'era scritto: Ti prego di mettere a posto questi tre bigliettini che ti mando, che cadono tutti e tre nella provincia di Enna. Testualmente, questo è il contenuto del pizzino che Provenzano ha inviato ai Lardo e che Lardo ha consegnato poi al colonnello tenente Riccio. Da qui hanno avuto inizio alcuni procedimenti penali, tra cui quello che riguarda proprio la mia famiglia. Eh, di conseguenza è stato sequestrato tutto, diciamo così, tutto questo impianto di, che si occupa essenzialmente di metanizzazione e che già sin da allora era un'impresa abbastanza grande, credo che già forniva 40 comuni. Diciamo che la vicenda giudiziaria della mia famiglia si articola in due processi, da un lato il processo penale, dall'altro il processo di prevenzione. Entrambi i processi si basano sugli stessi indizi che sono sostanzialmente quelli a cui tu hai fatto il riferimento, con la differenza che il processo penale a distanza di tantissimi anni si è concluso con una sentenza di assoluzione definitiva perché il fatto non sussiste, il processo di prevenzione si è concluso invece con la confisca di tutto il patrimonio, sequestro e confisca, sequestro e confisca di tutto il patrimonio, mi pare che. Con l'ultima confisca, addirittura siete stati cacciati dalle vostre case? Sì, siamo stati allontanati e quindi ci hanno fatto lo sfratto, e siamo in mezzo a una strada. Ecco, siamo stati proprio in cerca di un posto di fortuna per sopravvivere. Quindi, mh, partiamo da questa. Da questa condizione in cui eh, diverse famiglie sono state sloggiate sulla base di un'assoluzione penale e di un procedimento di prevenzione che ancora continua. Cioè continua in che senso? Che cosa è successo ultimamente? Avete fatto un nel senso che nel 2016 si è concluso il procedimento di prevenzione con la sentenza della Cassazione che ha confermato il decreto di confisca. Nel corso di questi anni tuttavia l'attività difensiva non si è fermata anzi eh, si è diretta nella ricerca di nuove prove, prove nuove che consentissero la riapertura del processo. E nel corso degli anni di prove nuove ne sono state trovate. Tant'è vero che qualche mese fa abbiamo depositato un'istanza al Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, per chiedere la revoca della confisca, adducendo una serie di, di prove nuove. Eh, qualche giorno fa a Palermo si è tenuta infatti l'udienza nella quale si è discusso. A proposito della revoca della confisca, gli avvocati hanno esposto le prove nuove a sostegno delle nostre ragioni, mentre il pubblico ministero ha chiesto il rigetto dell'istanza. Se i giudici dovrebbero decidere, non abbiamo sui tempi della decisione, siamo in attesa che i giudici comunque facciano finalmente giustizia. E le nuove prove, così diciamo sommariamente in che cosa consistono? Eh. Diciamo che sostanzialmente l'accusa eh, sosteneva, e poi il decreto di confisca ha recepito l'impostazione dell'accusa, che le imprese della, della mia famiglia fossero delle imprese di mafia. Fossero delle imprese di mafia perché grazie alla mafia avevano ottenuto alcuni lavori inerenti alla metanizzazione. Tra questi lavori quello relativo ad Agire Centuripe, quello relativo a eh, Monreale. Ecco una delle prove nuove che abbiamo raccolto eh, è una dichiarazione del collaboratore di giustizia Brusca. Giovanni. Sì, dichiarazione mai considerata nel processo di prevenzione. E Brusca sostanzialmente dice: eh, riporto testualmente le sue parole, i Cavallotti avevano ottenuto i lavori inerenti alla metanizzazione di Monreale senza bisogno dell'intervento di Cosa Nostra. Quindi, questa ci sembra una, una dichiarazione che si pone in netto contrasto con l'affermazione che Cavallotti invece hanno ottenuto quei lavori grazie alla mafia. Poi vi è un'altra un sentenza del 2002 che non è mai stata acquisita nel nostro procedimento, che i giudici non hanno mai considerato, ed è la sentenza di ha assolto Giovanni Pavone dall'accusa di turba turbata libertà degli incanti. Giovanni Pavone era stato citato insieme alle imprese della mia famiglia in quel famoso pizzino che Provenzano inviò al eh, confidente Ilardo. Ecco, nella sentenza che ha sotto Pavone eh, si legge che gli imprenditori menzionati in quel pizzino sono degli imprenditori vessati dalla mafia, perché in gergo mafioso mettere a posto significa intervenire per far sì che quelle imprese pagassero il pizzo. Quindi imprenditori eh, vessati dalla mafia e non imprenditori complici. E anche questa ci sembra una sentenza che si pone in netto contrasto con il decreto di confisca. E poi eh, ci sono eh, tante dichiarazioni di nostri ex collaboratori, i quali hanno dichiarato di essere stati sempre pagati regolarmente. E anche queste sono delle dichiarazioni. Eh, fatte sotto la penale responsabilità di chi le ha fatte, ovviamente, che si pongono in netto contrasto con il decreto di confisca. Nel decreto di confisca c'è scritto che i cavallotti avrebbero fatto ricorso a fondi neri non contabilizzati per il pagamento della manodopera. Questa era una ricostruzione che si basava su alcune osservazioni fatte dai periti nominati dal Tribunale, eppure i periti nel fare queste osservazioni ritenevano di non esserne sicuri. Tant'è vero che invitavano i giudici ad acquisire informazioni direttamente dai lavoratori, cosa che abbiamo fatto noi in sede di indagini difensive. E, e ci sembra che questi siano, siano degli elementi nuovi che fanno venire meno i presupposti, presupposti della confisca. E poi tra gli elementi nuovi che ha prodotto la difesa c'è la sentenza Morio Moriobino che ha acquisito autorità di cosa giudicata eh, Mori Obbino è il caso di ricordarvi eh, si tratta del colonnello Mori eh, di Obbino che era un suo mh, graduato dipendente eh, i quali sono attualmente imputati nel processo per la trattativa Stato-Mafia quindi il discorso diciamo così, che riguarda l'impresa dei Cavallotti finisce in un giro eh, molto complesso in, in cui è il caso di chiedersi seriamente se, in tutto questo, lo Stato dove sta. Comunque. Ecco, questa è una sentenza importante perché nel decreto di confisca era stato valorizzato l'anteriorità. Del pizzino di agire Centuri per rispetto all'aggiudicazione della gara, quindi l'accusa sostanzialmente sosteneva questo: siccome già si sapeva prima dell'aggiudicazione che si doveva prendere il lavoro, questo è l'indizio che la gara è stata manipolata, che la gara è stata manomessa. Eppure il pizzino non conteneva alcuna data. La data al pizzino viene attribuita sulla base di una relazione che ha fatto il, eh, il tenente colonnello Riccio. Ebbene, nella sentenza Binu si afferma che le date che il colonnello Riccio ha impresso da alcuni pizzini, che le date che il colonnello Riccio ha collocato nelle sue eh, relazioni periodiche di servizio, non sono delle date attendibili. Questo perché? Perché la, relazione, la famosa relazione Grande Oriente, in cui si fa riferimento anche ai nostri pizzini, è stata redatta successivamente non in concomitanza al momento in cui il colonnello Riccio acquisiva le informazioni dell'ardo. Fatte a distanza di due anni e quindi in quella sentenza viene, viene riconosciuto che le date eh, impresse dal colonnello Riccio e vari pizzini non sono attendibili. Quindi, come si può attribuire certezza all'unica cosa che non è certa in questo procedimento, cioè l'anteriorità del pizzino? Per contro, il pizzino, come è stato dichiarato nella sentenza che ha sotto Giovanni Pavone, deve essere inteso come pagamento del pizzo e non come manipolazione della gara. Quindi ci sembrano questi tutti elementi nuovi, perché mai considerati nel corso del nostro processo, che permettono di rivalutare il quadro indiziario e di pervenire ad una conclusione diversa a cui i giudici della prevenzione purtroppo sono pervenuti. Quindi, riassumendo, abbiamo una ricostruzione, soprattutto per quel che riguarda cifre, pagamenti, eccetera fatta da periti che eh, si sono attenuti a cifre assolutamente eh, discutibili. Per equazione di circa 9 miliardi delle vecchie lire, cioè mettendo a confronto la produzione delle nostre aziende, quando venivano amministrate da mio padre e dai miei zii, con la produzione delle medesime aziende in un unico comune, cioè nel corso, cioè corso dell'esecuzione di un unico lavoro o nel corso dell'amministrazione giudiziaria. Eh sì, perché si tratta di cifre ovviamente eh, diciamo di che, cifre. che cambiano in rapporto. E tutto dipende dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei luoghi e anche da chi eh, conduce il cantiere, dalle attrezzature che tu pone in essere per la produttività e per eh, il modo dell'organizzazione. Come sappiamo gli amministratori giudiziari, tanti bravi che potranno essere, perché magari sono dei contabili, non avranno quell'esperienza lavorativa che ti possono dare quella produttività per darti, eh, che incide poi sulla, eh, sul costo della manodopera. Eh, su tutto questo io vorrei fare una domanda molto sincera. Mm. Pensate dopo tutto il calvario che avete attraversato di poter avere giustizia? Noi abbiamo avuto sempre fiducia nella magistratura eh, con eh, qualche e molta delusione, eh. però oh, la speranza è l'ultima a morire. Noi crediamo che eh, ci sarà, eh, ci, sa ci sono tanti giudici sereni. E tanti giudici sedi, che, eh, seri, che diciamo, avranno tutto il tempo di esaminare la documentazione prodotta e potranno eh, dare un loro giusto eh, giudizio. Quindi attualmente diciamo così che il collegio giudicante si è riunito, ha deciso di prendersi un po' di tempo per arrivare a una conclusione. Eh, Pietro vorrei solo chiederti una cosa. Mm, ovviamente tutto questo di cui parliamo ci porta davanti a una legge che è quella delle misure di prevenzione che diverse volte abbiamo detto è assolutamente anticostitu anticostituzionale. Eh, il, eh, da quali magistrati è composto questo collegio giudicante? Eh, Francolini, Petrucci, Contino. Sono dei magistrati che hanno lavorato con no, la Saguto? Questo non lo so se, se abbiano in passato lavorato con lei, si sa però dalle notizie di cronaca che sono stati citati tra i testi a sostegno della difesa da parte della dottoressa Saguto, ma questo comunque non significa che non potranno giudicare la nostra istanza con l'imparzialità. Eh, anche tu cosa, diciamo, cosa prevedi in prospettiva? Eh, noi non pretendiamo che venga accertata la verità perché già la verità è stata accertata. Ripeto e lo dirò sempre: c'è una sentenza penale che ha assolto i miei familiari perché il fatto non sussiste. Anche nel corso del processo di prevenzione, i fatti sono stati accertati e sono chiari. Quindi, noi non chiediamo ai giudici di accertare la verità, né chiediamo ai giudici di restituirci la dignità perché la dignità non ci è mai stata tolta. Noi abbiamo vissuto. Eh, tutti questi anni di accanimento giudiziario, di vicenda giudiziaria con estrema dignità e anche quando siamo stati costretti ad abbandonare le nostre, le nostre case l'abbiamo fatto con grande dignità. Noi chiediamo soltanto ai giudici di leggere con serenità le carte processuali, di valutare innumerevoli elementi nuovi che la difesa ha prodotto e di fare giustizia. Eh, cosa sostiene attualmente il PM? Il Pubblico Ministero sostiene, cioè, ha, diciamo, ha fatto il suo intervento eh, sostenendo che o eh, insomma, revochiamo la misura di prevenzione disposta nei confronti dei signori Cavallotti, o qui salta il sistema. Siamo di fronte ad un bivio, disse ai giudici, o riteniamo che il sistema delle misure di prevenzione è incostituzionale e dunque accogliamo a distanza dei signori Cavallotti. Oppure dobbiamo ritenere che il sistema funziona e quindi non c'è spazio per accogliere la richiesta dei signori Cavallotti. Quindi, anche se avessero ragione, eh, dovesse eh, bisognare. Bisogna. lo ha detto chiaramente: oggi non siamo qui per giudicare se la confisca è giusta o è sbagliata. Lo strumento della revoca, della confisca, disciplinato dalla legge, non ci mette nelle condizioni oggi. Di giudicare se il provvedimento è giusto e sbagliato. Se ci sono degli errori, gli errori fanno parte del sistema, ma tali errori non permettono di essere corretti con lo strumento della revocazione della confisca. Allora mi chiedo se la revoca della confisca non serve per porre il riparo ad un errore giudiziario? A che cosa serve? In realtà mh, ci sarebbe proprio da, da discutere su. Sulla costituzionalità di questa legge che ha rovinato. Che il caso della mia famiglia ne abbiamo parlato più volte, salvo, cioè non è un, una novità. Il caso della mia famiglia non è un caso isolato, sono molte le persone che, soprattutto in Sicilia, ma anche in Calabria, si sono viste private di tutto il patrimonio pur non avendo commesso alcun reato, cioè di fatto le persone vengono espropriate di tutto il patrimonio, un patrimonio che viene presuntivamente ricollegato ad un reato che la persona non ha commesso o per, le, o, o per il quale la persona è stata, è, stata è stata assolta perché il fatto non sussiste. Quindi bisognerebbe veramente rimettere mano alla legge per evitare che certi abomini giuridici possano ancora verificarsi. Allora, io non, dai nostri studi non possiamo fare altro che augurare a questa famiglia di avere la giustizia che richiede. Mm, e pensiamo di avervi oggi dato un quadro della situazione, di cui aspettiamo ovviamente l'esito della sentenza.